su cos'è il disturbo ossessivo compulsivo. Tra l'altro è un disturbo che tocca quasi del 4 al 5% della popolazione ed è molto invasivo, molto molto disturbante. Sono fatti da pensieri, immagini e ricorrenti. Abbiamo visto l'altra settimana il disturbo ossessivo compulsivo della contaminazione. La persona ha paura di essere contaminata, ha questi pensieri continui. E ricordavo l'altra volta Hooks, cioè vi ricordate del film di Aviator con DiCaprio, quando questo personaggio potente, famoso negli Stati Uniti, che soffriva di dolore da contaminazione, si chiude persino in casa e non riesce a fare più nulla. Ora, quindi vi ricordate, vi avevo già accennato, che esistono i pensieri e le immagini, che sono le ossessioni, che generano un'ansia elevatissima, a cui la persona poi, per ridurre l'ansia, emette delle compulsioni. Chi soffre da contaminazione si lava costantemente le mani. Oppure la persona può anche esorcizzare, dire dei numeri, qualunque cosa per abbassare l'ansia. Oggi vedremo un disturbo che è abbastanza frequente. Noi così, ne abbiamo visti diversi. Ho iniziato a trattare i disturbi ossessivi compulsivi nel 1979 e vi posso dire che dopo anche quelli della contaminazione molto frequente del controllo, un disturbo che ne abbiamo visti diversi è il disturbo dell'orientamento sessuale. Cioè, in questo caso parleremo di un ragazzo e vi farò un esempio come un doc di orientamento sessuale. E come è particolarmente proprio ambiguo, crea anche in questo caso un disagio molto elevato. Ecco, vi racconto uno dei tanti casi che abbiamo visto. Questo è un giovane di 19-20 anni che è ossessionato dal pensiero di essere gay. Pensiero ricorrente, costante, continuo. Ed ecco come cosa gli dice il suo disturbo ossessivo compulsivo. E come lui risponde a questo disturbo ossessivo compulsivo. Come fa le compulsioni? In questo caso non sono così visibili come quelle della contaminazione, dove uno vede l'altro che va a lavarsi le mani, sta magari delle ore in bagno, ma voi qua non vedete nulla. Ma ora vi racconto cosa gli dice il doc a questo giovane. Gli diamo un nome di fantasia, Piero, e vediamo che cosa gli dice, le parole che gli dice. Ecco, quando Piero è per strada e incrocia una ragazza, vede un ragazzo, ecco, incrocia una ragazza, il doc gli comincia a dire: Piero, stai ben attento, concentrati sulla ragazza, perché tu devi capire se sei omosessuale o non lo sei. Allora concentrati bene bene sulla ragazza. Se senti un profondo desiderio, magari anche l'erezione, vuol dire che non sei gay. E lui risponde, dice: ma non lo so. Ah, ecco il doc, questo è il doc che parla, eh? Il doc gli dice, cioè doc intendiamo disturbo ossessivo compulsivo, gli dice: ma ecco, hai dei dubbi. Ma allora se hai dei dubbi è perché tu potresti essere gay, perché uno che non è gay lo sa. Ora guarda un ragazzo, senti il desiderio, lui dice: ma non mi sembra, ecco, non ti, come la ragazza. Continua a concentrarti, passa, controlla una ragazza, poi un ragazzo, e cerca di stare attento
bene le sensazioni che provi. Se provi sensazioni di desiderio, e tuo ragazzo non capisce più nulla. Mi ricordo anche un ragazzo che non poteva neanche più andare a scuola, perché mentre era a scuola il doc gli diceva: ora guarda una ragazza, concentrati, la vedi bene, sì, senti il desiderio, adesso guarda. Quindi praticamente non riusciva più a stare attento e passava il tempo a controllare un ragazzo o una ragazza. Ma il fatto che non finisce qui. Allora, ed ecco, questo controllo sono le compulsioni, no? Che fa sempre, controllo un ragazzo, ma poi possono anche essere compulsioni quello di andare a chiedere rassicurazioni. Questo, una caratteristica del DOC è quella di chiedere rassicurazioni. Allora ecco che il nostro amico Piero, guardate cosa fa. Va a casa e comincia a parlare col padre e chiede al padre: papà, ma io sono pensiero di essere gay, ma sarò gay. Il padre, che guarda, dice: no, ma guarda, tu hai la fidanzata, ti piacciono le ragazze, tu non sei gay. Ecco, ma il doc gli dice: ma sì, ti sta rassicurando, ma non è così. Perché, sapete, ve l'ho già accennato, il doc genera costantemente dubbi e incertezze. E questa voce ti dice: sì, ma però gli crea mille dubbi. Allora il nostro amico Piero, il ragazzo, va dalla mamma e dice: mamma, io ho paura di essere gay. E la madre gli dice: ma guarda, Piero, che tu sia gay o non gay non fa nessuna differenza. Tu non devi preoccuparti. Tu devi seguire la tua natura. Se sei gay, vivi questo con tranquillità e con serenità. Noi non ti giudichiamo. Fai la tua scelta. A questo punto lui non capisce più niente. Piero non capisce più niente. E va anche dagli amici. Va dagli amici e incomincia a chiedere proprio agli amici: ma vi sembro gay o non mi sembro gay? Gli altri ridono. Uno gli dice: sì, sei gay, l'altro non lo sei. E lui sta sempre peggio. Ora, certe volte può succedere, anche parlandone con il medico o anche degli psicologi che non hanno esperienza nell'impiegare tecniche cognitivo-comportamentali, non riescono a dargli delle spiegazioni giuste o non riescono a riconoscere che soffre di DOC. Vi ricordate, già l'altra volta ne abbiamo parlato di questo. Molto spesso passano degli anni, i dati dicono 4 o 5 anni, almeno per riconoscere che la persona soffre di DOC. Ma poi, cosa deve fare? Vi ricordate che vi ho già accennato che le tecniche di base sono esposizione e prevenzione della risposta. Ma in questo caso, nella contaminazione, va bene, uno può esporre la persona allo sporco, finché pian pianino incomincia a accettarlo e non corre immediatamente a lavare le mani, che questa sarebbe la risposta, la compulsione. Ma come si può fare per il ragazzo che soffre di questo disturbo, il DOC da orientamento sessuale? Allora, è la stessa cosa. Incominci ad esporlo costantemente ai pensieri che gli vengono in mente. Sarò gay, non sarò gay, tutti i pensieri. Di solito glieli si dice, li si registra e lo si espone. Perché vi ricordo che il primo aspetto importante è sempre quello di riconoscere di soffrire di disturbo ossessivo compulsivo. Capirlo, incominciare a dargli un nome, capite? Gli dice: non è il mio problema è il disturbo ossessivo compulsivo. E riconoscerlo, questo è un aspetto determinante, importante. Quindi, forte di farglielo sentire, lui lo riconosce e non comincia a non spaventarsi più. E poi, ovviamente, il doc gli dirà: e ora controlla un ragazzo o una
ragazza, ma lui incomincerà a non seguirlo più, quindi cercherà di, gradualmente di non fare le compulsioni. Questo training, questi training hanno, vi dico, dei risultati decisamente positivi. Ecco, facciamo un breve analisi. Secondo anche la gravità del disturbo ossessivo compulsivo. Ecco, quando il disturbo ossessivo compulsivo è molto invasivo, e noi ne vediamo persone veramente molto bloccate, allora in questo caso è necessaria una terapia intensiva, alcune ore al giorno, 3, 4, 5. In altri casi è sufficiente 2-3 incontri alla settimana, di un paio d'ore, 1-2 ore. Ma vi ricordo che ciò che è determinante è, uno, riconoscere bene il disturbo, quindi capire come il doc parla. Secondo, incominciare quindi a prendere le distanze dal doc, allontanandolo. E una terza, quindi ovviamente, non fare poi le compulsioni, ritardare le compulsioni. E vi spiego sempre che è un processo impegnativo. Non è facile gestire il disturbo ossessivo compulsivo perché genera un'ansia molto molto elevata. Ma ciò che diciamo sempre ai nostri pazienti, che con l'esercizio e con la costanza dell'esposizione, nell'arco di un mese, 2 mesi, otterranno sempre dei risultati soddisfacenti. Ciò che mi preme sempre spiegare è che dal disturbo ossessivo compulsivo uno non è che ne esce al 100%, ma guardate che quando uno incomincia già a gestirlo a livello del 90%, la sua qualità della vita migliora in modo deciso. Quindi, e poi c'è il discorso dei farmaci. È chiaro, quando le persone, abbiamo visto, sono molto molto gravi, i farmaci vanno dati. Ricordiamoci sempre che sono soltanto un salvagente, man mano che acquista delle abilità vanno gradualmente ridotte. Ecco, allora questi incontri che facciamo sono rivolti sia a persone che soffrono di questo disturbo, sia anche psicologi che magari non conoscono ancora bene come la terapia cognitivo-comportamentale può essere utile nel trattare il disturbo ossessivo-compulsivo. Vi dico che tra circa un po' di settimane sarà in distribuzione il mio ultimo libro, Ossessioni e compulsioni, la terapia cognitivo-comportamentale in azione. E come sempre sono libri miei, almeno molto pratici e molto divulgativi. Adesso il prossimo incontro che faremo martedì della prossima settimana sarà sul tema tra il sacro e il profano. Noi parleremo degli scrupoli. Gli scrupoli vuol dire i pensieri mistici e religiosi che ci bloccano l'esistenza e ci creano proprio un'angoscia elevatissima, ma ne parleremo nei dettagli la prossima settimana, perché questo tipo di disturbo ossessivo compulsivo molti anni fa era uno dei disturbi più presenti. Grazie per avermi seguito.